Mi sentite? Io volevo dare il benvenuto a tutti i partecipanti. Vedo dei nomi ricorrenti. Grazie mille per seguire questo ciclo di webinar che abbiamo organizzato insieme ad Agid. E vi ricordo appunto i nostri relatori. Oggi sono numerosi, quindi vorrei parlare il meno possibile. Vi ricordo, come vi ha accennato già Stefania, che il 28, quindi fuori, diciamo, dal nostro appuntamento classico che è il martedì, il 28 giovedì, c'è un altro webinar. Trovate la pagina su Eventiva, il link che vi ha segnalato Stefania. Il tema è interessantissimo perché appunto è la comunicazione, diciamo, in ambito digitale. Quindi se volete già iscrivervi, perché appunto abbiamo un numero abbastanza diciamo non cospicuo come al solito di partecipanti, intanto potete farlo. Lascio la parola a Patrizia Gentili di Agid e se gli esperti si vogliono passare la parola tra di loro, io sarei per intervenire meno possibile e lasciare più tempo a disposizione alle vostre relazioni. Buon webinar a tutti. Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per essere come sempre molto numerosi. Io farò veramente una introduzione velocissima perché non voglio assolutamente levare spazio a quello che poi è il cuore del webinar, ossia il racconto di esperienze veramente significative nell'ambito della pubblica amministrazione e quindi ci teniamo, insomma, che venga dato il massimo risalto. Quindi faccio semplicemente un excursus veloce per ricordare le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico che discendono, sono state appena emesse in consultazione, anzi la consultazione si è chiusa circa una settimana fa. Sono state emesse secondo l'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale che dà ad Agid questo ruolo piuttosto diciamo, importante di redigere delle linee guida e farle diventare poi una sorta di dispositivo normativo dopo aver effettuato tutto il giro di consultazioni pubbliche, consultazioni con il garante della protezione dei dati, con la conferenza unificata e con tutti i ministeri competenti per materia. Inoltre, si inviano le linee guida, devono essere inviate alla Commissione europea perché possano essere verificate e controllate anche in ambito europeo. Quindi è una procedura di notifica che è stabilita da questa direttiva che vedete riportata qui nella slide. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in consultazione un documento master e poi diciamo corredato da sei allegati tecnici. Con l'intento chiaramente di aggiornare tutte le regole tecniche esistenti in un'unica cornice, quindi evitando la frammentazione che c'è stata fino ad ora, diciamo, scusate perché si è bloccata la webcam. E arrivando quindi, dicevo, ad un unicum, in modo che appunto, evitare questo dover transitare da un DPCM all'altro. Le linee guida sono rimaste, anche se la consultazione pubblica è terminata, sulla nostra piattaforma di condivisione, cioè Docs Italia, e quindi si possono, attualmente ancora, leggere. Il contesto normativo di partenza, come vedete, è piuttosto corposo, DPR 445, il testo unico della documentazione amministrativa, il codice dell'amministrazione digitale e i tre DPCM che separatamente regolano fino ad oggi, cioè il protocollo informatico, la formazione dei documenti informatici e la conservazione. Inoltre poi ci sono altre circolari che sono state emesse dall'Agid nel corso del tempo, la circolare numero 60 che dà le indicazioni sul formato
delle informazioni che devono essere scambiate nelle interazioni tra i protocolli di diverse amministrazioni. La circolare numero 62 sul contrassegno elettronico e la circolare numero 65 per l'accreditamento dei conservatori. In ambito europeo naturalmente abbiamo EIDAS che è, diciamo, alla base anche della revisione del codice dell'amministrazione digitale, quindi dell'ultima versione, e il trattamento, il regolamento che è sul trattamento dei dati personali. Quindi questa è la cornice di partenza schematizzata per dare un'idea un pochino più immediata. Quello che importa, diciamo, è essenzialmente quello che abbiamo fatto, cioè come siamo intervenuti. Quindi abbiamo, cioè al termine quindi di questo processo di emanazione delle linee guida, noi avremo un'abrogazione abbastanza imponente di alcuni dei dispositivi attualmente in vigore. Quindi abrogheremo le regole tecniche in materia di conservazione, abrogheremo il DPCM sulla formazione e gestione dei documenti, abrogheremo soltanto in parte il DPCM sul protocollo informatico, perché alcuni degli articoli di questo DPCM discendono direttamente dal 445. E noi non abbiamo delega come AGID su questa disposizione normativa. L'allegato 1 che era previsto nella versione precedente dei DPCM glossari è stato completamente aggiornato e rivisto. Stessa cosa per il DPCM sui formati. È stato creato un nuovo allegato sulla certificazione di processo. L'allegato sugli standard e specifiche tecniche, anche questo è stato completamente aggiornato. Il precedente allegato sulle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione, ossia lo standard Unisynchro, è stato eliminato come allegato alle linee guida e comunque lo standard Unisynchro è in fase di aggiornamento e a breve dovrebbe uscire la nuova versione. Quindi l'allegato sui metadati è stato anche questo completamente rivisto e la circolare numero 60, l'attuale circolare numero 60, sarà abrogata e sostituita dall'allegato 6 che fa sempre parte di questo pacchetto delle nostre nuove linee guida. Ecco, io con questo volevo dare semplicemente un flash su questa attività che stiamo portando avanti. Con questo avrei finito e passerei quindi la parola alla dottoressa Nici della Regione Marche. Grazie. Buon pomeriggio, spero che mi sentiate. Aspetto se cortesemente la collega mi riesce a caricare le slide, così che iniziamo. Cerco di. Perfetto. Allora, la Regione Marche ha iniziato il suo percorso relativamente alla parte di gestione documentale e quindi conservazione molti anni fa, in quanto già dal 2005 la Regione aveva un progetto che coinvolgeva tutti gli enti del territorio, quantomeno gran parte degli enti del territorio, relativamente ai sistemi di protocollo e gestione documentale. Ovviamente quando è iniziata la tematica della conservazione, quindi già nel 2010, la Regione Marche si è attivata per proseguire questo iter di accompagnamento degli enti nella gestione dei propri archivi, appunto sia di protocollo e gestione documentale che quindi di conservazione. E ha iniziato una sperimentazione e un iter che gli ha portato poi a fondare quello che vedete che abbiamo chiamato DGP, ossia il Polo di Conservazione Regionale della Regione Marche. Questo polo ovviamente è riconosciuto come soggetto accreditato dall'AGID dal 2016, quindi diciamo lavoriamo nel contesto in cui lavorano tutti gli altri conservatori accreditati. Vi ho riportato qui i soggetti con cui il polo
si riferisce, perché ovviamente il lavoro dei conservatori non è un lavoro avulso dal contesto, anzi è un lavoro che vive delle integrazioni con il contesto che lo circonda, quindi in particolare di un'integrazione continua con i soggetti produttori con cui si deve interfacciare per garantire un lavoro che sia rispondente alle necessità degli enti. Poi in questo caso noi come Regione Marche abbiamo questo duplice fronte, perché siamo sia soggetto conservatore che soggetto produttore noi stessi. Però nonostante questo cerchiamo di relazionarci con altri soggetti produttori che utilizzano le funzionalità del polo di conservazione, e quindi in particolare abbiamo un comitato regionale di utilizzatori, o quindi un piccolo nucleo di enti che ci fa da feedback e che ci aiuta nella crescita, diciamo, delle funzionalità e dei servizi che il polo dà. Il terzo che vedete riportato, il terzo soggetto che vedete riportato in basso è un comitato scientifico, perché ovviamente nel lavoro dei conservatori, come in tutti i lavori che coinvolgono il digitale, occorre sempre confrontarsi con una parte di ricerca, di approfondimento scientifico, inteso non solo come parte informatica, ma anche come parte ovviamente archivistica, come parte di sviluppo di nuove tecnologie, in quanto come tutto il digitale siamo continuamente in movimento. Vado, non scendo nel dettaglio di questi soggetti che vi ho citato, né della convenzione in particolare, essendo un ente pubblico, quindi i nostri servizi sono dati agli enti del territorio attraverso una convenzione che viene sottoscritta, ma direi che mi sposto direttamente nella descrizione invece delle componenti interne del polo di conservazione. Quindi come lavoriamo internamente c'è un'unità di progettazione, e quindi un piccolo nucleo che fa progettazione relativamente all'aggiornamento dei processi e del software, un'unità di gestione che dà assistenza agli enti sia rispetto ai nuovi convenzionamenti che rispetto all'assistenza per l'utilizzo del sistema e delle interazioni dei software che versano i documenti al sistema, e ovviamente tutta la parte dell'unità di data center, quindi la parte tecnologica vera e propria che gestisce la conservazione dei documenti. Anche qui eviterei di scendere nel dettaglio di queste componenti per andare più invece nel processo di conservazione vera e propria. Come vi dicevo, il nostro lavoro è iniziato nel 2016 e ad oggi sono circa 170 gli enti pubblici del territorio marchigiano che hanno aderito ai nostri servizi. Tenete conto che gli enti del territorio marchigiano sono circa 220, quindi siamo quasi a copertura totale degli enti sul territorio. Questo ovviamente ci fa molto piacere, perché quello che volevamo fare, avendo tutti, la gran parte dei comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi comuni molto piccoli, volevamo proprio sostenere i comuni in questo processo conservativo, che molto spesso è visto come un processo strettamente informatico e quindi una cosa da affidare all'ennesimo fornitore software, quando invece secondo il nostro punto di vista non è così. L'altra cosa fondamentale è il soggetto stesso che in questo caso la Regione Marche eroga i servizi di conservazione, in quanto altra convinzione che ha portato alla costituzione del polo regionale è che il soggetto che fa conservazione dovesse essere un soggetto pubblico per garantire la pubblica fides, quindi che i nostri beni culturali, evidentemente tali che sono i documenti, potessero essere gestiti da un soggetto pubblico che ha l'obiettivo di garantire anche la continuità della conservazione degli stessi nel tempo. Allora, rispetto a quello che è più specificatamente il processo conservativo che abbiamo messo in piedi, ci siamo mossi ovviamente sulla base degli standard OAIS, di cui vedete qui una rappresentazione grafica con l'uomo di Leonardo. Queste parti, queste aree funzionali, non scendo anche qui nel dettaglio, ma sono le aree funzionali principali dello standard OAIS, e tutte queste aree sono prese in considerazione dal
dal processo e dal sistema del polo di conservazione di IGP, che ovviamente ha una prima parte che vedete qua di ingest, ossia di acquisizione dei documenti, una parte centrale che è quella della gestione dei documenti stessi, di archivio e dei metadati a corredo dei documenti stessi, e una parte, diciamo, che esce poi dal polo di conservazione, che è quella dell'access, che è il punto di accesso dei soggetti produttori e dei soggetti ad essi collegati per l'acquisizione della documentazione conservata. Anche qui non entro troppo in merito, ma vorrei riuscire a dare una panoramica complessiva di quello che è l'iter della conservazione. Allora, come dicevamo, quando si parla di conservazione, conserviamo documenti, o meglio pacchetti di documenti intesi come unità documentali, quindi documenti principali e documenti allegati, corredati da informazioni, ovviamente, che li descrivono. E quindi qui vedete le informazioni di conservazione che sono gestite attraverso un XML. Il pacchetto informativo, inteso appunto come documenti e informazioni a corredo, viene versato dal soggetto produttore al polo di conservazione. Possiamo versare appunto pacchetti informativi, unità documentarie, possiamo andare a versare anche interi fascicoli che saranno anch'essi composti appunto da unità documentarie. Il versamento, come dicevo, è fatto secondo lo standard OIS, quindi parliamo di pacchetti SIP. E ha sostanzialmente questi passaggi. Allora, intanto la prima cosa che abbiamo cercato di fare è nel pacchetto informativo di versamento, quindi nella possibilità per gli enti di andare a corredare i propri documenti di informazioni, abbiamo cercato di lasciare più libertà possibile. Quindi ci muoviamo, acquisiamo degli XML che sono però concertabili con ogni ente a seconda del disciplinare tecnico che l'ente vuole definire. Questo perché? Perché l'obiettivo è quello di acquisire più informazioni possibili rispetto a quelle unità documentari, quei documenti, perché queste sono le informazioni che noi ritroveremo fra 10, 20, 30, 30 anni o addirittura più, visto che alcuni documenti come gli atti sono a conservazione permanente. È quasi impossibile pensare che i sistemi gestionali sopravvivono, visto l'obsolescenza tecnologica, in periodi di tempo lunghissimi. Tutti i sistemi che abbiamo a casa, in casa sappiamo che devono essere manutenuti, abbiamo costanti aggiornamenti. Nel passaggio dei sistemi informativi dobbiamo essere certi di non tralasciare, di non lasciare indietro delle informazioni che ci rappresentino i documenti stessi, ed è questo il ruolo del conservatore. Questo conservatore, questo ruolo può essere svolto solo se diamo la possibilità ai soggetti produttori di alimentare con più dati possibili il nostro polo di conservazione, quindi di aggiungere ai documenti più dati possibili che loro hanno sui sistemi gestionali. Visto che i sistemi gestionali ovviamente sono diversi, abbiamo tantissimi soggetti, no? Case software che producono sistemi di protocollo piuttosto che sistemi SUAP, anche di natura diversa, visto che noi conserviamo da documenti e atti a documenti di referti, abbiamo garantito appunto un XML, una struttura di metadati a corredo dei documenti più possibile flessibile. E questo deve essere anche, ci raccomandiamo, la preoccupazione che devono avere gli enti, i soggetti produttori, quindi di non lasciare questa alimentazione alla casa software, ai tecnici software che gestiscono il protocollo piuttosto che i sistemi alimentanti, ma di curare in prima persona l'avallamento e la validazione dei dati che devono passare non nel processo
di ogni giorno, ma nell'analisi la validazione di tutti i dati che devono passare dai sistemi gestionali al sistema di conservazione. Ed è per questo che il disciplinare tecnico per ogni tipologia di documento, quindi l'elenco dei metadati che per quella tipologia di documento ci aspettiamo di ricevere, è validato nella convenzione stessa. Cioè, quindi chiediamo una formalizzazione, non perché non sia possibile cambiare i metadati, ma perché vogliamo proprio che ci sia una condivisione a livello alto di ente di quali sono i metadati a corredo che l'ente sta versando. Quindi dicevo, il pacchetto di versamento viene formato dal sistema versante che contatta il polo di conservazione attraverso varie modalità, poi qui ve l'ho riportate, vediamo se riusciamo a recuperarle velocemente, altrimenti ve le descrivo senza andare avanti dietro con le slide. Contatta il polo di conservazione attraverso o un canale SFTP, quindi un canale sicuro, ma un canale in cui mette in una cartella condivisa di fatto le unità documentarie e i metadati a corredo, oppure contattando il polo di conservazione attraverso i classici web service. Quindi il polo viene chiamato e gli viene consegnata una unità documentaria nella maggior parte dei casi. Questa unità documentaria viene validata prima in maniera formale, quindi viene data una ricevuta di carico, quindi il polo di conservazione dice va bene, l'ho presa, e poi in maniera sostanziale, quindi viene processato quello che viene acquisito e viene dato al termine del processo di validazione sostanziale il rapporto di versamento. Dopo il rilascio del rapporto di versamento, che è la ricevuta prevista dalla normativa con la sottoscrizione del responsabile del servizio di conservazione che attesta che da quel momento i documenti sono presi in carico dal polo di conservazione, prosegue all'interno del polo di conservazione la gestione dei documenti stessi che trasforma quello che ci è stato dato dal soggetto versante in un pacchetto AIP che poi renderà a disposizione in un pacchetto DIP, quindi l'AIP è, diciamo, il formalismo OAIS in cui si descrive come la documentazione, come i documenti sono gestiti in pacchetti, le unità minime in cui i pacchetti vengono gestiti all'interno dei sistemi del conservatore, e il DIP è l'indicazione che usa OAIS per andare a indicare i pacchetti di distribuzione, ossia come poi le informazioni vengono restituite al soggetto produttore che ne potrà richiedere le evidenze di conservazione anche dopo anni. Quello che vedete riportato qui è il dettaglio delle fasi di versamento. Quindi, come dicevo, il soggetto produttore versa un pacchetto di versamento in varie modalità che qui vedete riportate, come ho accennato prima, al polo di conservazione. Ecco qua la slide che vi accennavo. È disponibile anche il versamento via web, ma stiamo parlando ovviamente di grandi moli di documenti, quindi di solito vengono utilizzati gli altri canali, e ne fa una verifica, una quality assurance formale e sostanziale. Perché anche sostanziale? Perché ovviamente noi non possiamo garantire di conservare qualcosa che non conosciamo bene. Quindi nella verifica sostanziale noi andiamo a verificare prima di tutto il formato che ci viene dichiarato affinché ci sia chiarezza e contezza di quello che passa nelle mani dell'uno e dall'altro, perché quel formato di file probabilmente sarà quello che poi noi dovremo riversare nel tempo per garantirne la leggibilità. Come ovviamente verifichiamo lo stato delle firme, se ve ne sono, le firme digitali, come verifichiamo la presenza o meno di eventuali virus, come verifichiamo che il file, così come ci arriva in pancia, sia integro, ossia corrisponda l'hash del documento a quello che è stato calcolato dal soggetto produttore. Questo è un procedimento molto oneroso, devo dire, per il polo di conservazione, che non sempre va a buon fine, quindi per alcuni documenti, per unità
alcune unità documentarie non avremo la RDV, la presa in carico, ma avremo in risposta al soggetto produttore un rifiuto, ma è comunque un processo molto importante per evitare che i soggetti conservatori vengano diciamo, presi per soggetti verso cui versare della documentazione o un insieme di bit senza poi curarsi del fatto che quell'insieme di bit dovremo prima o poi andremo ai soggetti conservatori a chiederli indietro. Quindi dobbiamo verificare che ci siano tutte le condizioni per poterli poi riavere indietro e nel momento stesso in cui li avremo indietro per avere garantita la leggibilità, l'integrità e l'autenticità. Visto che vogliamo assicurare questo, nell'assicurazione di questo servizio è ovvio che facciamo anche un lavoro tale per cui laddove ci sembra che ci siano delle cose che non corrispondono negli accordi di servizio, per cui per esempio un ente produttore mi passa un file che mi identifica come un formato HTML, quando poi la verifica concreta di quel formato non è HTML, noi lo rimandiamo indietro con la richiesta di fare un versamento più opportuno, quindi di fare un versamento dove siano evidenti le clausole di servizio condivise fra il soggetto produttore e il soggetto conservatore. Come dicevo, la procedura di versamento si chiude con un rapporto di versamento, nella maggior parte dei casi positivo, che è sottoscritto dal responsabile di conservazione e che da quel punto in poi possono considerare il loro patrimonio documentale nelle mani affidabili del conservatore. Ovviamente, come dicevo prima, per la realizzazione di queste integrazioni, i soggetti produttori utilizzano le mani di ditte software che sono quelle del sistema magari di protocollo piuttosto che di altri sistemi. Abbiamo delle interfacce pubblicate e diamo assistenza alle varie ditte software nella integrazione, tant'è che poi sul nostro sito abbiamo le soluzioni software che si sono già integrate, mano a mano che diciamo, validiamo i versamenti di ulteriori soggetti, diciamo, andiamo avanti pubblicando i nomi o le indicazioni di chi si è già confrontato con noi. Però, ripeto, questo non è un'indicazione per dire che è un problema software, è un problema delegato alle ditte, perché proprio nel processo che vi ho descritto, laddove per esempio ci siano dei documenti, delle unità documentari che vengono scartate, lì non diventa più un problema software o un problema di procedure informatiche. Evidentemente quel documento o quella unità documentaria ha nel sistema gestionale di provenienza delle informazioni contraddittorie oppure un formato che l'ente non ha aveva indicato come da conservare o conservabile, ma un formato magari che non era stato vagliato per la conservazione o anche non conservabile. Pensiamo a tutti i documenti che abbiamo nel protocollo. Il protocollo ha funzioni di accettazione, quindi qualsiasi cosa arriva al protocollo viene comunque individuata e protocollata. Magari può arrivare dal cittadino o da un'impresa anche un file in un formato o con un virus o un formato che non conservabile o non idoneo alla conservazione. In questo caso sta negli accordi di servizio fra soggetto produttore e polo andare a capire che cosa il polo di conservazione deve acquisire, garantendo eventualmente laddove ci fossero formati non conservabili, minore possibilità di leggibilità di quel documento nel tempo, oppure un'azione proprio propositiva che risulti fra gli accordi di servizio, fra il polo di conservazione e i soggetti produttori, tale per cui quelli che sono i formati, per esempio, non conservabili o alcuni dei formati non conservabili che vengono individuati dal soggetto produttore siano evidentemente oggetto di scarto, perché quella è la possibilità che ha il soggetto produttore di mettere mano al proprio archivio, che è ancora un archivio magari corrente in cui si possono fare delle ulteriori copie o degli ulteriori aggiustamenti o riversamenti per avere infine, nell'archivio di conservazione qualcosa che sia, diciamo, di qualità più elevata, senza aspettare a protrarsi questa domanda, nel tempo.
Allora, per la parte appunto di processo di conservazione, proprio come stavo dicendo, nel versamento, l'ente produttore può decidere le modalità o le tempistiche, dei documenti da versare. Quindi il soggetto produttore negli accordi di servizio stabilisce anche ogni quanto deve versare i documenti. Molto spesso, visto che l'archivio gestionale corrente è un archivio che ha fascicoli anche che si aprono, ma molto spesso non si chiudono o nella gestione ordinaria con i sistemi di protocollo e gestione documentale che abbiamo nei nostri enti, si ha una gestione di un archivio illimitato, quindi finché c'era la carta le nostre stanze si riempivano e era poi natura delle cose che a un certo punto si chiamasse l'archivista o ci si ponesse il problema di gestire la carta che avevamo negli armadi dietro le nostre spalle in una maniera opportuna per passarla nell'archivio storico o di deposito. La situazione degli ultimi anni con i sistemi informativi fa sì che questo non sia un problema più all'attenzione dei colleghi che lavorano sui sistemi gestionali, ma ciò non vuol dire che non sia un problema reale e realistico. Quindi questi fascicoli che almeno secondo la nostra esperienza, vengono spesso aperti sui sistemi gestionali, ma vengono chiusi con tantissimo ritardo, fa sì che la scelta di molti enti sia di non posticipare il versamento in conservazione alla chiusura del fascicolo, ma di fare un versamento quasi quotidiano in maniera tale che ci sia un riversamento continuo dei documenti dall'archivio corrente al polo di conservazione. Quindi questa è la slide che trovate in cui il ruolo del polo di conservazione non è solo un ruolo che viene posticipato a un tempo da delinearsi, anche se il CAD individua comunque un anno come tempo massimo per il riversamento e conservazione, ma sta diventando sempre più prassi che i documenti vengano versati quotidianamente al polo di conservazione. Allora, io vedo che il mio tempo è praticamente finito, quindi non andrei oltre a raccontarvi altre cose, sono comunque disponibile alla fine degli interventi per le domande di cui vedo qualcuna che è arrivata. Adesso passo la parola ad Alessandro Alfiero del MEF. Buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate bene. Quando parliamo di conservazione digitale, molto spesso parliamo di aspetti tecnologici o informatici, mentre diciamo, gli aspetti funzionali a volte vengono lasciati in secondo piano. Quindi mi sembrava utile questo pomeriggio condividere con voi alcune scelte funzionali che abbiamo fatto all'interno di un dipartimento del MEF a partire dal 2017, quando abbiamo avviato l'attività di conservazione della nostra documentazione informatica. E quindi nell'esposizione dei prossimi 25 minuti andremo a toccare alcuni aspetti funzionali centrali nella definizione delle policy di conservazione di una pubblica amministrazione. Parleremo della struttura organizzativa che all'interno della pubblica amministrazione si fa carico della gestione della funzione di conservazione, del raccordo tra i diversi ruoli tecnici che a diverso titolo sono chiamati a controllare e gestire la funzione di conservazione, parleremo delle tempistiche del versamento in conservazione, delle necessità di allineamento tra i sistemi di gestione documentale e il sistema di conservazione e accenneremo anche ai temi della composizione dei pacchetti di versamento e al tema del monitoraggio dei flussi conservativi. Un accenno veloce
il quadro normativo, perché naturalmente il quadro normativo individua le scelte funzionali che la pubblica amministrazione può svolgere nell'ambito della funzione di conservazione. Noi al MEF abbiamo un quadro normativo che naturalmente si basa sul codice dell'amministrazione digitale, sulle regole tecniche, sui sistemi di conservazione che, come ci diceva Patrizia Gentili, saranno presto abrogate e sostituite dalle linee guida, ma al MEF abbiamo anche un'ulteriore norma che è il codice dei beni culturali e del paesaggio, dato che la documentazione statale è considerata dal nostro ordinamento un bene culturale ab origine e quindi all'interno del codice dei beni culturali ci sono alcune norme che si riverberano sul piano della conservazione del digitale. A partire da questo quadro normativo, in ambito di conservazione digitale, il MEF ha deciso di darsi una precisa struttura e quindi ha deciso sostanzialmente di delegare a livello di singoli dipartimenti l'individuazione delle policy conservative. Il MEF è costituito da 4 dipartimenti, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, scusate, il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento delle Finanze, e quindi la definizione delle policy conservative si colloca a livello di singolo dipartimento. Questo significa che non vi è un responsabile della conservazione unico per il Ministero, ma ogni dipartimento ha il proprio responsabile della conservazione e ogni dipartimento formalizza le proprie policy conservative attraverso un manuale di conservazione. Quello che vi illustrerò nelle slide successive è, diciamo, l'assetto conservativo che si è costituito in questi anni all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, DAG. Quando entriamo nel campo delle scelte funzionali per la conservazione digitale, non dobbiamo dimenticare che il contesto conservativo è in qualche modo un insieme di attività che stanno a valle di una serie di altre attività, quelle di gestione documentale, che stanno a monte. Gestione documentale e conservazione si richiamano continuamente l'un l'altra. Quindi la struttura che all'interno del DAG ci siamo dati per seguire l'attività di conservazione si integra e si incastra con la struttura che lo stesso DAG si è dato per la gestione documentale. Nell'ambito della gestione documentale noi abbiamo 24 aree organizzative omogenee a livello centrale e a livello periferico. Ogni area organizzativa omogenea ha un proprio responsabile della gestione documentale e i diversi responsabili della gestione documentale sono tra di loro raccordati da un coordinatore unico della gestione documentale istituito a livello dell'intero Ministero. Sul fronte poi della conservazione abbiamo un responsabile della conservazione all'interno del DAG, che poi è coadiuvato da un vicario, e queste due figure si rapportano poi al conservatore accreditato presso AGID, che concretamente poi svolge i servizi di conservazione. Una delle prime problematiche che abbiamo dovuto affrontare è stato quello di creare una comunicazione fluida e continuativa tra tutte queste figure. Può sembrare banale, ma non lo è affatto, soprattutto in una organizzazione molto grande come è il nostro Dipartimento. Questa comunicazione continuativa e fluida tra l'ambito della gestione documentale e l'ambito della conservazione è fondamentale essenzialmente per due motivi. Il primo, perché ormai anche la letteratura è concorde su questo, per conservare correttamente i documenti informatici è necessario preliminarmente produrli e gestirli correttamente.
E un secondo motivo è dato dal fatto che all'avvio della conservazione sui documenti informatici sono emersi tutta una serie di problemi legati alla produzione e gestione dei documenti informatici. Quindi si instaura in qualche modo una sorta di circolo vizioso in cui conservazione e gestione documentale si richiamano continuamente l'un l'altra, ma poi per, come dire, mettere a frutto questi continui richiami è necessario che le varie figure tecniche all'interno del Dipartimento comunichino e collaborino tra di loro. In concreto, come abbiamo strutturato il servizio di conservazione all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Generale? Abbiamo istituito un accordo di servizio con un conservatore esterno accreditato presso AGID, che è il polo archivistico della Regione Emilia-Romagna, e attraverso questo accordo di servizio con il PARER sostanzialmente garantiamo la conservazione di due filoni documentali. Un primo filone è rappresentato da tutti i documenti informatici che sono prodotti, gestiti e usati dalle varie aree organizzative omogenee all'interno del Dipartimento. Si tratta sostanzialmente dei documenti che passano per il sistema di protocollo. In questo momento conserviamo quasi 10 milioni di documenti prodotti e usati dalle aree organizzative omogenee del Dipartimento. Un secondo, diciamo, flusso documentale di cui ci facciamo carico per la conservazione sono i documenti informatici prodotti e gestiti dalla piattaforma Acquisti in Rete, che è la piattaforma nazionale attraverso cui le pubbliche amministrazioni acquistano beni e servizi. La piattaforma è concessa in uso a Consip, ma è di proprietà del Ministero ed è concretamente gestita sempre dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale. Con riferimento a questa piattaforma, attualmente abbiamo in conservazione 2 milioni di documenti informatici. Abbiamo quindi concretamente interfacciato i due sistemi, il sistema di protocollo informatico utilizzato dalle aree organizzative del DAG e l'applicazione Acquisti in Rete, che si collegano con il sistema di conservazione del PARER e l'invio in conservazione avviene attraverso dei pacchetti di versamento o SIP, se vogliamo usare il linguaggio di OIS, e questi pacchetti di versamento, questi PDV, viaggiano dal sistema di protocollo informatico o dall'applicazione Acquisti in Rete attraverso un protocollo HTTPS a cui è abbinata una VPN, quindi una connessione dedicata utilizzata esclusivamente per le transazioni tra il Dipartimento e il PARER. Questo naturalmente per garantire in maniera sicura l'integrità dei pacchetti di versamento. Rispetto alle tipologie che attualmente già conserviamo, con riferimento al sistema di protocollo del DAG, conserviamo naturalmente i registri giornalieri di protocollo, i documenti informatici protocollati, ma anche le registrazioni informatiche di protocollo dei documenti cartacei. Con riferimento invece alla piattaforma Acquisti in Rete, conserviamo le fatture elettroniche, i file di log della stessa piattaforma, i cataloghi informatici dei prodotti e servizi offerti dalle ditte che si avvalgono della stessa piattaforma e poi tutti i documenti informatici relativi alle procedure d'acquisto attivate dalle pubbliche amministrazioni. Entriamo adesso un pochino più nel dettaglio rispetto ad alcune scelte funzionali che abbiamo fatto con riferimento ai pacchetti di versamento. I pacchetti di versamento sono sostanzialmente dei pacchetti informatici di trasporto al cui interno devono essere collocati documenti informatici da destinare a conservazione e il contenuto di questi pacchetti di versamento è dato dai file e dai metadati
che congiuntamente formano il documento informatico da custodire. Allora, rispetto al tema del contenuto dei pacchetti di versamento, sembra che in realtà non ci siano grandi scelte da fare, no? Qual è il contenuto del pacchetto di versamento, il documento informatico? In realtà, se entriamo nell'analisi di alcuni casi concreti, vediamo che poi le cose si complicano. Considerato che molto spesso nelle pubbliche amministrazioni non vi è una corrispondenza uno a uno tra documento informatico e file, ma vi è una corrispondenza uno a molti. Allora, per così sintetizzare un po' alcune scelte che le pubbliche amministrazioni possono essere chiamate a fare nella composizione del pacchetto di versamento, scelte che poi noi abbiamo fatto, ho utilizzato come esempio un documento protocollato all'interno del nostro sistema. Noi intanto, per quanto riguarda i metadati, abbiamo scelto di inserire nel pacchetto di versamento non solo i metadati di registrazione, ma anche i metadati di processo, quindi informazioni sugli uffici e le persone che all'interno degli uffici sono risultate assegnatarie dei documenti, l'indice di classificazione, l'informazione di appartenenza del documento al fascicolo informatico e tutta una serie di altre informazioni sui flussi di lavoro che all'interno dell'amministrazione hanno interessato quel documento. Quindi qui abbiamo già fatto una scelta funzionale precisa. E poi rispetto ai file da inserire nel pacchetto di versamento, noi abbiamo fatto una scelta il più completa possibile. Quindi all'interno del pacchetto di versamento troviamo non solo i file del documento principale o primario e i file degli allegati, ma troviamo anche i file delle notifiche PEC nel caso in cui si tratti di un documento informatico protocollato in uscita e inoltrato tramite la PEC. E inoltre il nostro sistema di protocollo permette di convertire i file ricevuti o prodotti nel formato PDF. Quindi abbiamo scelto di inserire nel pacchetto di versamento non solo i file risultato della conversione nel formato in PDF, ma anche i file originari, in modo tale che le informazioni inviate in conservazione fossero il più complete possibile rispetto al patrimonio informativo presente nel sistema di protocollo. Abbiamo poi fatto una scelta abbastanza rilevante anche sul tema dell'allineamento tra il sistema di gestione documentale e il sistema di conservazione, che è un altro aspetto funzionale che rimane abbastanza in ombra quando parliamo di conservazione digitale. Ho provato un po' a illustrarvi in una successione di fasi cosa normalmente accade nell'interazione tra il nostro sistema di protocollo e il sistema di conservazione del PARE. In una prima fase il documento viene registrato a protocollo, a quel punto viene generato un primo pacchetto di versamento all'interno del quale viene inserito un esemplare gemello del documento informatico registrato a protocollo. Questo pacchetto di versamento viaggia e arriva al sistema di conservazione e quindi abbiamo una terza fase in cui a seguito dell'accettazione del pacchetto di versamento, questo esemplare del documento informatico entra a tutti gli effetti all'interno del sistema di conservazione. Quello che però può accadere è che successivamente all'invio in conservazione, il documento informatico registrato all'interno del protocollo possa subire tutta una serie di modifiche autorizzate. Il documento informatico può essere annullato, può essere rettificato, può subire modifiche su alcuni metadati essenziali come l'oggetto, l'indice di classificazione, l'appartenenza al fascicolo, l'assegnatario. Allora, data l'esigenza funzionale importante di far sì che l'esemplare del documento informatico che è registrato nel protocollo sia esattamente equivalente all'esemplare informatico che sta all'interno del sistema di conservazione, in casi come questi si genera un secondo pacchetto di versamento che contiene tutte le informazioni sulle modifiche autorizzate nel frattempo intervenute sul documento informatico stesso. E questo secondo pacchetto di conservazione entra nel sistema di
conservazione stesso e integra il primo pacchetto. In questo modo teniamo costantemente allineati due sistemi che si rispecchiano in maniera precisa. Allora, queste scelte che abbiamo fatto ci hanno portato a riflettere su una sorta di criterio funzionale che credo sia valevole in termini abbastanza generale, cioè quanto più i documenti informatici sono versati nel sistema di conservazione a ridosso del momento della loro registrazione nel sistema di gestione documentale, tanto più aumenta la frequenza degli allineamenti, perché il documento da poco registrato a protocollo è il documento che probabilmente subirà tutta una serie di lavorazioni, tutta una serie di modifiche autorizzate e quindi a quel punto la necessità degli allineamenti sarà una necessità abbastanza forte. Quindi abbiamo anche riflettuto sul fatto che potessimo invece individuare una tempistica di versamento che facesse riferimento a una stabilizzazione del documento informatico. Il documento informatico stabilizzato per noi è il documento informatico che tendenzialmente è già stato utilizzato per le attività all'interno dell'amministrazione e che quindi non subirà o subirà un numero ridotto di modifiche autorizzate e questo naturalmente porta a una diminuzione degli allineamenti tra sistema di gestione documentale e sistema di conservazione. Parliamo a questo punto di tempistica del versamento in conservazione. Noi, credo, spesso dimentichiamo che solo eccezionalmente vi sono dei vincoli normativi rispetto alla tempistica entro cui i documenti informatici devono essere inviati in conservazione, i registri giornalieri di protocollo e tutta la documentazione a rilevanza fiscale. Ma la maggior parte delle tipologie di documenti e quindi anche di documenti informatici non hanno un esatto vincolo temporale per l'invio in conservazione. Il nostro ordinamento stabilisce l'obbligo che i documenti informatici, tutti i documenti informatici siano inviati in conservazione, ma nella maggioranza dei casi non indica con quale tempistica. In questi casi, che sono in realtà i casi maggioritari, la tempistica di invio in conservazione dovrebbe essere decisa autonomamente dalla singola pubblica amministrazione e queste tempistiche dovrebbero essere formalizzate all'interno di uno strumento che è il piano di conservazione, che è uno strumento previsto dal testo unico della documentazione amministrativa e di cui ogni amministrazione pubblica dovrebbe essere dotata. Quindi, al di là, diciamo, dell'invio in conservazione dei registri giornalieri di protocollo e delle fatture, per le quali appunto vi è una tempistica obbligata per legge per l'invio in conservazione, su tutte le altre tipologie di documenti informatici, noi abbiamo, previsto una tempistica di invio in conservazione allorquando il documento è stabilizzato, il che significa inviare in conservazione un documento che non subirà ulteriori modifiche autorizzate o che subirà un numero ridotto di modifiche autorizzate, appunto per non avere l'onere di dover gestire un eccesso di comunicazioni di allineamento tra sistema di protocollo e sistema di conservazione. Anche qui, vi faccio due esempi. I documenti informatici protocollati in entrata e in uscita. All'interno del nostro sistema di protocollo, i documenti informatici in entrata hanno tutta una serie di stati che cambiano nel corso del tempo, quindi abbiamo degli stati iniziali da assegnare, sospeso, in lavorazione, che contraddistinguono un documento non stabilizzato, perché è un documento in corso di lavorazione da parte dell'amministrazione. E successivamente a questi, in ordine temporale, vi sono altri stati agli atti in risposta che invece indicano un documento che ha terminato che ha terminato le lavorazioni a cui partecipa e che quindi ha raggiunto una stabilità. Noi abbiamo previsto l'invio in conservazione
allorquando questi documenti raggiungono questi stati finali. Quindi abbiamo collegato la tempistica dell'invio in conservazione con il ciclo di vita, se vogliamo, del documento informatico. Similmente abbiamo fatto delle scelte analoghe, scusate, anche per i documenti informatici in uscita, perché anch'essi all'interno del sistema di protocollo sono contraddistinti da stati che indicano un documento attivo in lavorazione e da stati che invece indicano un documento non più attivo e non più oggetto di lavorazione, quindi non più tendenzialmente oggetto di modifiche autorizzate. L'ultimo aspetto su cui mi volevo soffermare, che forse è il più disconosciuto nell'ambito della conservazione, è il tema del monitoraggio. Sempre, io credo, quando si interfaccia un sistema informativo, sia anche un sistema di protocollo, con un sistema di conservazione, i flussi conservativi vanno monitorati perché inevitabilmente si possono generare degli errori che determinano il rifiuto dei pacchetti di versamento. Questo problema è particolarmente forte al nostro dipartimento, nel nostro dipartimento perché noi abbiamo flussi che hanno un volume notevole. Quindi abbiamo cercato di impostare anche l'attività di monitoraggio, ci siamo dati una struttura centralizzata di monitoraggio, nel senso che c'è un unico ufficio che svolge il monitoraggio per tutte le aree organizzative omogenee del DAD. Abbiamo fatto poi una seconda scelta che è quella di gestire all'interno del protocollo le informazioni di ritorno dal sistema di conservazione, in modo tale che il responsabile della gestione documentale, a partire dal sistema di protocollo, possa sapere quali documenti informatici sono andati in conservazione e quali invece sono stati respinti dal sistema di conservazione. E infine abbiamo sviluppato delle sonde robot, degli agent automatici, che interagiscono con la console di monitoraggio messa a disposizione sul web dal conservatore accreditato, da Parer, e questo agente automatico permette di produrre tutta una serie di statistiche sugli errori di conservazione, fornendoci di fatto già dei dati aggregati ed evitando che, diciamo, dei colleghi debbano quotidianamente estrarre questi dati dalla console di monitoraggio. Io ho terminato, naturalmente rimango anch'io a disposizione per domande finali e cedo la parola a Roberto Costantin della Regione Veneto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite bene? Ok. Allora, il compito è di presentarvi ciò che Regione Veneto ha realizzato per dare una risposta ai fabbisogni che sono partiti dal basso, delle esigenze che sono partite dal basso, cioè dai comuni del Veneto. Perché appunto i piccoli e medi comuni hanno manifestato da tempo la necessità di essere aiutati e sostenuti su tanti aspetti della digitalizzazione e informatizzazione del proprio ente e nel caso specifico della conservazione. Quindi l'idea è quella di aiutare ad affrontare la sfida della digitalizzazione, della conservazione, appunto, poi di consolidare lo sviluppo delle competenze digitali all'interno della propria organizzazione, per aiutarli poi sostanzialmente a rispettare gli adempimenti normativi. I presupposti dai quali siamo partiti è che appunto la spinta verso la dematerializzazione, per forza di cose, sta producendo migliori documenti informatici, l'obiettivo appunto è che la carta diminuirà e quindi questi documenti devono essere conservati secondo i principi e le norme nazionali dell'archivistica. E quindi per ogni documento è necessario definire il formato da utilizzare, i metadati che lo descrivono, quelli obbligatori, quelli facoltativi, i tempi di conservazione e il fascicolo di appartenenza. Oggi, almeno nella nostra realtà, molti enti non sono pronti ad affrontare questo cambiamento, soprattutto per mancanza di competenze interne e di risorse. In ogni caso, si tratta di un servizio che noi riteniamo possa essere svolto su scala regionale
e quindi è l'obiettivo nostro di evitare che ci siano degli approcci disomogenei, perché ad esempio siamo partiti dal presupposto che una delibera è sempre una delibera, a prescindere da quale sia l'ente che l'abbia prodotto, e che quel documento vada conservato e archiviato sempre nello stesso modo. Quindi l'obiettivo è mettere a fattore comune queste esperienze e queste conoscenze, quindi non inventare ogni volta la ruota e l'acqua calda, e l'obiettivo è quindi poi di prendere in considerazione l'intero ciclo di vita documentale, quindi dalla formazione del documento alla sua conservazione. Come siamo partiti? Abbiamo fatto un accordo ancora nel 2013 con i centri servizi territoriali del Veneto per condividere una serie di progettualità e di collaborazioni in ambito di EGOV. Nel caso specifico poi invece abbiamo costituito un gruppo di lavoro nel quale erano dentro appunto i CST per studiare, immaginare la realizzazione di un nodo infrastrutturale di conservazione. Quali sono stati quindi gli obiettivi che questo gruppo di lavoro si è dato? Innanzitutto cercare di implementare su scala regionale dei modelli gestionali che siano omogenei e soprattutto interoperanti, la condivisione di standard legati ai metadati, ad esempio dei documenti da conservare, la creazione di un indice quindi del patrimonio regionale del conservato. Per patrimonio regionale intendiamo tutto ciò che la PA locale del Veneto produce e manda in conservazione, il proseguimento quindi di una gestione curata delle risorse proprio per ottenere delle economie di scala. Gli ingredienti sono quindi soprattutto individuare, cercare di creare delle aggregazioni di enti, mantenere un archivio unitario, integrare i sistemi gestionali della PA, darsi delle regole comuni, degli standard comuni, ad esempio quello che si diceva, non so, il metadato associato alla delibera o alla determina, poi ottenere dei sistemi di conservazione interoperabili e soprattutto anche coinvolgere il mercato, sia dal lato dei conservatori che dal lato dei fornitori e siti dei comuni e degli enti della PA locale in generale. Qual è il modello che ci siamo dati? Beh, il centro archivistico regionale noi lo vediamo come un insieme di attori, di standard e regole e di infrastruttura tecnologica. Scusate. Quindi gli attori sono i produttori e i loro fornitori ICT, quindi i loro partner tecnologici, i conservatori, il centro di competenza e i fruitori, che possono essere gli stessi produttori, ma domani potrebbero essere anche attori che in questo momento non riusciamo a immaginare. Quindi è un insieme, come dicevo, di standard e regole, metadati, formati, tempi e un'infrastruttura tecnologica che è data dal lab, dal sistema di interscambio regionale. Quindi abbiamo un centro di competenza che è un po' il cervello e il cuore del nostro centro archivistico, è composto, diciamo che può essere geometria variabile, nel senso che di volta in volta siedono a questo tavolo centro di competenza, a questo tavolo, i vari soggetti a seconda del tematismo che andiamo a trattare. Se stiamo parlando di ad esempio di sanità, siederanno a questo tavolo soprattutto le aziende sanitarie o l'azienda Zero, che è l'azienda che coordina tutte le aziende del Veneto. In altri casi invece non saranno presenti questi colleghi, ma saranno presenti magari i colleghi dei comuni. Quindi il centro di competenza, ora, oltre a fare questa operazione di coordinamento, è anche un po' la regia che coordina un po' tutti i tavoli di lavoro e i gruppi. Standard e regole, ovviamente non possiamo non partire dalle regole nazionali, e quindi quali sono le regole che si dà il centro, ma sono semplicemente quelle regole, come dicevo prima, fatte salve tutte le altre nazionali e internazionali, che sono quelle di come gli enti aderiscono, quali sono le varie competenze e gli standard da osservare. E per finire, tutto ciò si realizza, si concretizza, si mette in opera attraverso il sistema di interscambio, questo hub, che abilita l'invio in conservazione, abilita la ricerca, abilita lo scarto, abilita tutta una serie di funzioni che abbiamo portato a fattor comune, che ora vedremo. Quindi il modello, se oggi la realtà, almeno quella veneta, c'è un rapporto diretto tra l'ente produttore
e il proprio back office, di solito appunto fornitore CT, il proprio protocollo e il conservatore che ha, a cui ha assegnato la gara. Con l'avvento del lab nasce un intermediario che si interpone tra i due soggetti e cosa fa sostanzialmente? Standardizza il modo di dialogare tra l'ente produttore e il conservatore. Come voi ben sapete, ogni conservatore espone dei web service, le abbiamo definite come API in questo caso, che se vogliamo sono uniche e specifiche di quel conservatore. Questo cosa comporta? Che ogni produttore, qualora cambi il proprio conservatore, deve anche preoccuparsi che il proprio back-end sia in grado di dialogare col nuovo conservatore. E ciò significa fare anche degli investimenti per l'integrazione col conservatore. Il nostro modello prevede che sia onere del centro archivistico dialogare con i singoli conservatori, con tutti i conservatori che si attestano al centro archivistico, e quindi è onere del lab dialogare con queste singole realtà di conservatori. L'unico sforzo che deve essere fatto una volta sola da parte del produttore è realizzare il collegamento di colloquio con il centro archivistico. Da quel momento, virtualmente sarà in grado di dialogare con qualsiasi conservatore. Quindi, riepilogando, che cos'è l'hub? È un intermediario tra il produttore e il conservatore, standardizza i processi di conservazione, tutti useremo gli stessi processi, abilita l'indipendenza dal conservatore ed è un punto che è molto sentito dalla realtà veneta. Spesse volte colleghi dei comuni si sentono un po', tra virgolette, consentitemi la frase, un po' in ostaggio del proprio conservatore o piuttosto del proprio fornitore magari del protocollo, perché sganciarsi da quel conservatore significa dover sostenere delle spese per creare il connettore verso il nuovo conservatore. Cosa offriamo? Beh, direi i servizi canonici, quindi la gestione pre-ingest, l'indicizzazione e archiviazione, la consultazione e l'esibizione, controllo e monitoraggio e poi tutta la parte di governance con cruscotto. Cosa non è? Ecco, cosa non è l'hub e cosa non è il centro archivistico regionale? Non è un gestore documentale, non vuole essere un archivio di lavoro e non conserva direttamente. Noi ci avvaliamo dei conservatori certificati AGID che sono scelti, individuati da ogni singolo ente produttore. Quindi è un hub multiproduttore e multiconservatore. Potremmo trovarci nella situazione per cui un produttore può avere N conservatori. A seconda, ad esempio, posso immaginarla per una determinate tipologie documentali. Potrebbe trovare sul mercato un'offerta economica molto vantaggiosa da parte di un conservatore, magari basato sul numero di documenti che viene in conservazione. E un altro, invece, potrebbe trovare un'offerta economica interessante per quanto riguarda il peso e il volume di questi documenti. Quindi andrei molto veloce sui vari servizi che sono esposti dal lab. Quindi controllo e monitoraggio significa che ogni ente ha un proprio cruscotto in modo tale da poter verificare qual è lo stato dei documenti che ha dato in consegna all'hub, qual è lo stato dell'invio in conservazione presso i propri conservatori, quelli che sono andati a buon fine, quelli che hanno dei problemi, piuttosto che avere un'indicizzazione di tutti i propri documenti, l'indicizzazione che può essere relativa esclusivamente ai metadati, piuttosto che full text. Questa è una scelta di ogni singolo ente e per ogni singola tipologia documentale che intende inviare in conservazione attraverso l'hub. E poi c'è la fase di consultazione e di esibizione. Significa che, appunto, come dicevo, grazie all'indicizzazione di metadati o di full text è possibile fare qualsiasi tipologia di ricerca e una volta individuati il documento o i documenti che soddisfano quella ricerca, chiedere anche l'esibizione. E poi c'è tutta la parte di governance e di amministrazione di configurazione. Legato a questo, torno un attimo indietro, c'è quindi quando ho effettuato la consultazione e l'esibizione, un ulteriore passaggio può essere quella anche di ottenere l'elenco dei documenti da scartare.
e poi eventualmente richiedere lo scarto al consumatore. Abbiamo realizzato due portali, un'area di community che è un'area informativa e invece l'area vera e propria operativa che è appunto il portale per l'invio in conservazione, per le ricerche, per l'esibizione, per lo scarto. Tutti i servizi che il portale operativo mette a disposizione sono ovviamente fruibili da un operatore attraverso l'interfaccia grafiche, un'applicazione web è questa, attraverso appunto le interfacce grafiche che l'hub mette a disposizione, ma tutti questi servizi sono fruibili attraverso delle API di web service da ad esempio il gestionale da un applicativo dell'ente produttore. Cosa consentono? Insomma, consentono la richiesta di versamento in conservazione, la ricerca di documenti, come dicevo, l'esibizione a norma, visualizzazione, controlli, poi modifiche e annullamenti. Andrei molto veloce, vorrei solo soffermarmi su questa schermata perché per farvi vedere, questo è un esempio ovviamente del documento che è stato mandato in conservazione, l'ente può avere un cruscotto, un colpo d'occhio per capire quanti sono i documenti mandati in conservazione, le varie tipologie, quelli che sono andati a buon fine e quelli invece che hanno presentato dei problemi. Questo ad esempio è un tipico esempio di richiesta di esibizione. Mi soffermo un attimo sullo stato. Come vedete, in questa ipotesi, in questo modello, abbiamo uno stato in cui è stata richiesta l'esibizione di quel particolare tipologia di documento e quindi lo stato è in richiesta. L'ultimo invece è in elaborazione, il penultimo invece è pronto. Significa, vedete, difatti c'è un'icona che le altre non hanno, che cliccando su quell'icona viene scaricato il pacchetto di esibizione. Ovviamente non poteva mancare la gestione del massimario di scarto, quindi a noi piacerebbe poter arrivare a definire con gli enti del territorio, almeno per tipologia omogenea, un massimario di scarto condiviso, però ciò non toglie che per casi particolari, per esigenze particolari, possa esserci, anche se significa una bella complessità, la gestione di un massimario di scarto per ogni singolo ente aderente. Gestione di metadati, come avete capito, sono dinamici, si costruiscono i metadati associati a ogni tipologia documentale e ovviamente sono delle tabelle che vengono confezionate in base alla tipologia documentale. Non poteva mancare la gestione di formati ammessi. E quindi perché per un ente del Veneto può essere conveniente aderire al centro? Innanzitutto per quello che ho detto, no? Cioè c'è l'indipendenza, finalmente non c'è più un lock-in tecnologico, ma può ottenere l'indipendenza funzionale dal conservatore. A questo punto virtualmente può versare verso qualsiasi conservatore che sia attestato al centro. Devo dire che nel Veneto, la realtà veneta, conservatori sono tre o quattro che coprono il 99% degli enti del Veneto. Centralizza, come avevamo detto, le operazioni di versamento e di esibizione e dà pieno controllo delle operazioni, delle entità e delle quantità conservate grazie al cruscotto che viene offerto. Non ha impatto per il back office dell'ente produzione, appunto nel caso si cambi il conservatore, perché una volta fatto quel connettore, quello continuerà a funzionare e permetterà di parlare con qualsiasi conservatore. Ecco, noi stiamo implementando in questi giorni e dovrà essere, probabilmente sarà pronto per dicembre, primi di gennaio, anche la funzione di recupero dello storico relativo a indicizzazione. Nel senso, ci siamo posti questo problema che è vero che un ente che aderisce al centro inizierà a inviare nel momento T0, T con 0. Ma tutto il progresso, la necessità di poter ricercare dentro il sistema di indicizzazione dell'archivio, anche tutto il progresso, è un tema molto, molto sentito. Ecco che allora abbiamo pensato di realizzare queste operazioni batch che consentiranno di recuperare anche tutto lo storico e tutto il progresso. Ovvio che in questo caso tutti quei controlli che mettiamo in piedi per ciò che viene inviato in conservazione attraverso il centro saranno abbassati perché molto probabilmente, faccio un esempio banale, alcuni metadati che oggi
che viviamo in conservazione attraverso il centro decidiamo siano obbligatori, molto probabilmente nel passato non sono presenti e quindi abbiamo dovuto abbassare questo livello. Ma ciò nonostante, ciò consentirà che quei metadati che verranno recuperati dal progresso andranno indicizzati e consentirà quindi di avere di fare la ricerca anche su quei documenti. Poi vabbè, aderire al centro vuol dire far parte di una community e poi favorire, aiutare anche le operazioni di migrazione. Cosa deve fare un ente per aderire? Avere un contratto con un conservatore in essere. Se il conservatore non è accreditato, fornire al centro tutte le specifiche tecniche affinché noi come regione in questo caso realizziamo i connettori per dialogare con i servizi del conservatore, definire poi le tipologie documentali che il singolo ente produttore intende inviare in conservazione verso il proprio conservatore, quindi censirle se non già presenti all'interno degli archivi del centro, poi indicare quali sono gli utenti abilitati che potranno accedere ai servizi e per finire integrare i propri gestionali, quindi integrando ad esempio il protocollo piuttosto che il documentale con le API che noi come centro esponiamo. E poi sottoscrivere la convenzione. Cosa faremo? A che punto siamo? Il centro e già tutti i servizi sono già attivi e lo stiamo usando noi al nostro interno come Regione Veneto. Cioè stiamo inviando in conservazione verso il nostro conservatore utilizzando i servizi esposti dal lab. Il 4 di dicembre, quindi la settimana prossima, faremo virtualmente il taglio del naso di presenza del vicepresidente e saranno invitati tutto il territorio, quindi la PA locale, i comuni, abbiamo invitato tutti i fornitori ST dei comuni, quindi coloro che danno il protocollo, forniscono il gestionale, abbiamo invitato la sovrintendenza di Venezia, abbiamo invitato ovviamente Patrizia che non potrà mancare, di Agi, e chiederemo di essere presenti anche poi i conservatori, insomma tutti i soggetti che avete visto prima. Cosa faremo per aiutare i comuni a integrare il proprio back office con l'API del esposto dal centro? Faremo anche un bando di finanziamento appunto per finanziare questi connettori e poi alla fine speriamo di partire insomma per gennaio con l'adesione degli enti. Vi ringrazio. Allora, grazie mille a Roberto Costantin e io adesso vedo che ci sono molte domande per ognuno dei nostri esperti. Inviterei ciascuno di loro per questi pochi minuti che ci rimangono a sceglierne qualcuna come significativa a cui dare risposta. Adesso qualcuna che magari è più coerente con il tema che avete sviluppato e a cui volete rispondere adesso, perché ci impegniamo invece a darvi risposta scritta per le altre che non verranno evase nel corso di questo webinar. Quindi se Cinzia Amici vuole vedere appunto quali sono tra le domande che le hanno posto e sceglierne almeno una a cui risponde adesso. Sì, sceglierne una è difficile, diciamo che velocemente per quanto riguarda la parte di, mi era stato chiesto rispetto al sistema di protocollo unico per tutti gli enti della regione, se qual era la percentuale di adesione, e noi abbiamo sistema di protocollo appunto che proponiamo tutti gli enti, la percentuale di adesione degli enti sanitari e degli enti strumentali del 100%, quindi abbiamo tutte le aziende sanitarie sul nostro sistema di protocollo e gestione documentale e tutti gli enti strumentali delle regioni, della regione, e abbiamo una percentuale di circa un terzo degli enti locali. Al volo riesco a... c'era un'altra domanda molto interessante sul formato zip, su quanto il formato zip sia idoneo o meno alla conservazione. Il formato zip è un formato che per esempio è formalmente ed esplicitamente previsto dalla normativa vigente sul SUAP, quindi sicuramente è un formato che non possiamo rifiutare, che ci
utilizziamo tutti i giorni, che trattiamo tutti i giorni, però il formato zip, come altri formati compressi, ha il problema che evidentemente è un pacchetto chiuso. Quindi l'ideale rispetto ai formati compressi è riuscire a passare, questo almeno è quello che facciamo noi sul nostro sistema di protocollo e gestione documentale, a passare in conservazione non solo il formato zippato, ma anche l'esplosione, l'esplicitazione di tutti i file e i documenti in esso contenuti, che vengono a loro volta vagliati e documentati. Io direi che mi fermo qui e lascio il tempo agli altri relatori. Sì, io volevo rispondere intanto alla domanda di Luigi De Rosa, che chiede quante versioni dello stesso documento possono essere memorizzate. Immagino che voglia riferirsi a quella riflessione che vi proponevo sul tema degli allineamenti tra l'esemplare del documento informatico che sta nel sistema di gestione documentale e che può essere modificato in maniera autorizzata, e diciamo, l'esemplare gemello del documento informatico che sta nel sistema di conservazione. In realtà non c'è un limite, nel senso che per come abbiamo sviluppato l'integrazione, grazie anche alla flessibilità del sistema di conservazione di Parer, ogni qualvolta avviene una modifica autorizzata su un documento informatico registrato a protocollo e già inviato in conservazione, quelle modifiche autorizzate si riverberano sul sistema di conservazione con un nuovo pacchetto di versamento che reca delle ulteriori informazioni in forma di metadati al documento informatico già conservato dal sistema di conservazione. Quindi non c'è sostanzialmente un limite. E poi volevo velocemente rispondere anche alla domanda di Giovanni Barbaro. Quando un documento si può ritenere stabilizzato, come si ricava l'informazione del termine delle lavorazioni? Allora, diciamo, in un sistema di gestione documentale ben costruito, il ciclo di vita del documento informatico viene segnalato da una successione di stati. Stati iniziali, quando il documento informatico viene registrato, stati intermedi quando il documento viene assegnato e sottoposto a lavorazioni e stati finali allorquando diciamo, l'attività a cui il documento afferisce, l'attività, il procedimento amministrativo sia concluso. Quindi diciamo, sulla base degli stati finali è possibile avere un'indicazione automatica a quel punto del grado di stabilizzazione del documento e a partire dalla raggiunta stabilità del documento predisporre delle tempistiche automatiche di invio in conservazione. Lascio la parola al collega, al dottor Costantino. Sì, grazie Alberto. Io risponderei a Francesca Perrone. Come si interfacciano questi sistemi di conservazione con gli uffici del MIBA per quanto riguarda i documenti da scartare? Provo a rispondere alla collega spiegando come abbiamo pensato noi sia il flusso che viene gestito dal centro, dall'hub. L'operatore del comune, dell'ente, applica la selezione dei documenti, può fare delle ricerche applicando ad esempio i tempi di scarto, di conservazione di scarto e ottiene un elenco di documenti virtualmente da scartare. Da questo elenco può produrre delle liste in vari formati, in CSV piuttosto che Excel, PDF, piuttosto che anche degli XML, che appunto a supporto delle operazioni di scarto. E questi documenti ovviamente elencano tutti i documenti oggetti che dovrebbero essere oggetti di scarto. Questo documento, questa lista viene sottoposta al vaglio della soprintendenza che successivamente autorizza o meno lo scarto dei documenti. L'elenco che ritorna dalla soprintendenza verrà utilizzato dall'operatore.
flegare o meno i documenti che poi veramente saranno oggetto di scarto. Questo un po' velocemente è il percorso che abbiamo immaginato per l'operazione di scarto. Ovviamente questi documenti che poi dovranno essere materialmente e fisicamente scartati dal. Allora, grazie mille. È sempre molto interessante quando appunto ci sono delle esperienze che ci aiutano a confrontarci anche sui temi interessanti che stiamo affrontando in questo ciclo di webinar con Agid. Quindi ringrazio veramente sentitamente anche i colleghi, gli esperti della Regione Marche, del MEF e della Regione Veneto per queste interessanti relazioni. Vi ringrazio e vi ricordo l'appuntamento del 28. Grazie perché ho visto che molti di voi si sono iscritti all'evento del 28 e abbiamo praticamente raddoppiato le iscrizioni nel corso del webinar e vi aggiungo che appunto arriverà anche una email per ricordarvi il tutto e vi ricordo appunto che il tema è la comunicazione dei servizi digitali, quindi come appunto gli enti possono condurre al meglio quella parte di promozione rispetto ai servizi che erogano. Grazie mille e ci vediamo allora giovedì, la prossima volta di giovedì e non di martedì. Grazie e a presto.